Buongiorno a tutti e benvenuti all'Insurance TV Week di Le Fonti, a questa nostra tavola rotonda che è dedicata al Health Insurance. Il titolo della tavola rotonda è Dopo l'emergenza, le evoluzioni dell'Health Insurance e ne parliamo con i nostri ospiti che sono Giovanna Gigliotti, amministratore delegato di Unisalute. Benvenuta. Buonasera. Buonasera. Marco Mazzucco, CEO di Blue Assistance. Benvenuto. Grazie, buonasera a tutti voi. Buonasera, Paolo Meciani, coordinatore InsurTech di Assofintech, benvenuto. Grazie per l'invito, buonasera. Buonasera e Andrea Severino, founder di Elf Virtuoso, benvenuto. Buonasera a tutti, grazie. Bene, in questo periodo le assicurazioni, il settore assicurativo ha dovuto organizzarsi per assicurare i servizi sanitari ai propri clienti, i propri clienti e dipendenti da remoto e quindi a organizzare tutto questo coordinamento anche con gli istituti sanitari in modo digitale. E questo ha implicato uno sforzo di riorganizzazione all'interno e anche di creazione di nuovi modelli operativi. In questa tavola rotonda cerchiamo di capire come funzionerà e quali saranno i modelli di business, i modelli operativi e anche quale sarà il mercato e come verranno utilizzate le tecnologie nel settore assicurativo, sempre nel settore sanitario, dalla parte delle assicurazioni nel settore sanitario. Bene, direi che passo subito la parola a Paolo Meciani per raccontarci un po' qual è il nuovo ruolo delle assicurazioni in un mercato, in un settore che sta cambiando profondamente e si sta digitalizzando in maniera radicale. Grazie. Io direi che l'impatto del Covid va visto su un periodo molto ampio. Le compagnie, il settore salute sta attraversando da tempo una trasformazione molto rilevante. Quindi abbiamo visto negli anni un graduale spostamento, che è ancora in atto, dal cercare di intervenire laddove uno ha un problema di salute a cercare di mantenere la nostra popolazione il più sana possibile. Quindi un percorso di tipo progressivo. In questo percorso si è inserita da qualche anno una digitalizzazione sempre più spinta, che ci permette di dare delle risposte molto più mirate, molto più personali. E in questo momento, diciamo, storico di transizione, è arrivato il coronavirus. Il coronavirus è arrivato, e dobbiamo ricordarci quando è arrivato, arriva quando noi sappiamo benissimo che abbiamo 40 miliardi di spese out of pocket, abbiamo quasi l'80% del sistema sanitario che spende per i malati cronici. E ci ha fatto capire e ci ha dato consapevolezza che si può fare molto di più. Le compagnie sono state veramente eccellenti a rispondere in brevissimo, in poche settimane hanno rielaborato prodotti assicurativi nuovi, ma soprattutto anche servizi, li hanno spinti, li hanno resi disponibili a una platea molto ampia. Cosa succederà nel futuro è sempre difficile dirlo. Secondo me il ruolo dei servizi giocherà un ruolo principale. Servizi vuol dire tantissimo, vuol dire al posto di rimborsare un sinistro, occuparsi di salute a piene mani. Quindi questo è un aspetto non da poco e qui il ruolo delle competenze penso abbia un ruolo fondamentale. Quindi dal board of directors di un'azienda fino all'ultimo impiegato, la competenza direttamente in ambito salute primerà chi entrerà in quest'ambito. Ecco, L'altro ma aspetto sì, l'altro aspetto. è dove vogliamo mettere l'ago della bilancia, tra servizi e polizza. Vogliamo, e queste sono scelte strategiche aziendali, avere il prodotto polizza compendiato da alcuni servizi, diciamo, tipo sanitario, oppure spostarci addirittura solo sul settore servizi e quindi competere con chi, diciamo, anche opera senza prodotto assicurativo. Ecco, Marco Mazzucco, lei come vede questa direzione? Cioè servizi, prodotti, verrà stressato molto di più la parte dei servizi, penso nel settore assicurativo, dei servizi sanitari. Che ruolo avranno le assicurazioni in tutto questo? Beh, sicuramente sì, nel senso che le cose che sono accadute in questi ultimi mesi hanno fornito un'accelerazione incredibile a tutta una serie di attività che avevamo immaginato, che avevamo pensato, che avevamo anche in corso, ma che sono state tremendamente accelerate. Questo vale sia per le tematiche della distribuzione assicurativa, ma in modo particolare per le tematiche del servizio. Quello che ci ha insegnato questa tremenda esperienza è
è che la casa è diventato un luogo importantissimo come primo momento di cura e di protezione delle persone, perché il sistema sanitario centrale in difficoltà diceva, in presenza pur di sintomi, state a casa perché cercheremo di aiutarvi a distanza con i medici di base. Questo ha incrementato in maniera molto significativa la domanda di quei servizi come il telefono, quindi la possibilità di sentire un medico H24 o addirittura ancora di più la consegna dei farmaci e la videoconsulenza online. Quindi sicuramente c'è stata questa forte accelerazione che ha imposto un ragionamento molto più forte sul tema dei servizi, che fino a ieri erano visti come ancillari di prodotti assicurativi. Oggi invece la possibilità di avere, di disporre di servizi anche in logica stand-alone, quindi non inclusi all'interno del contratto assicurativo, apre un'opportunità di mercato nuova, apre delle aree di ragionamento nuove, con ovviamente anche delle implicazioni di natura organizzativa, di modello e distributiva. Però la risposta è assolutamente sì, e assolutamente sì, servizio stand-alone come grande opportunità anche per il mercato assicurativo, ma non solo per il mercato assicurativo. Ecco, Giovanna Gigliotti, è una grande opportunità quindi per il mercato assicurativo riorganizzarsi da questo punto di vista? Ma sicuramente, cioè questo stress test è stato veramente una prova durissima per il nostro paese e per tutto il mondo, no? E naturalmente l'impatto sul servizio sanitario nazionale è stato dirompente. Tra l'altro noi abbiamo la fortuna di vivere in un paese dove il servizio sanitario è comunque un'eccellenza e, a mio modo di vedere, come dire, arretto all'urto con grandissima efficacia. Certamente però si sono generati dei bisogni nuovi, perché in una situazione di criticità come questa si alzano dei bisogni che, a quelli antichi che noi conoscevamo e anche i colleghi hanno ricordato, se ne sono aggiunti altri, e cioè il bisogno di accedere a delle cure immediate. No, noi sappiamo che durante la pandemia, per ragioni anche di sicurezza e di salute nazionale, sono state chiuse e disattivate tutte le cure non urgenti, quindi i poliambulatori, le cliniche private, anzi molte di queste ultime sono state chiamate ad andare in supporto al pubblico, perché il pubblico, per potersi concentrare sulla gestione del Covid, ha chiesto alle strutture private di fare gli interventi, per esempio, di chirurgia d'urgenza. In questa situazione di grande criticità, naturalmente, noi abbiamo parlato molto del Covid, ma ci siamo dimenticati del fatto che gli italiani soffrono di mille altre patologie, no? Quindi si è alzata questa importante paura e necessità di avere l'assistenza medica nella fase 1. E quindi anche Mazzuccoli ricordava, noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo a disposizione tutti i supporti tecnologici, sia di telemedicina che di teleconsulto, affinché i nostri assistiti avessero una risposta, comunque una prima istanza durante la fase della pandemia. Certo, questo è stata un'esperienza dalla quale noi sicuramente portiamo a casa un vissuto che ci ha costretto ad accelerare i tempi. Lei ricordava in premessa, il primo sforzo che noi tutti abbiamo dovuto fare in Italia è stato quello di mettere in remoto e smart working la buona parte delle nostre persone. In Italia c'erano pochissimi lavoratori smart working, e noi naturalmente per primi, insieme ad altri naturalmente che questo hanno potuto farlo, abbiamo messo il lavoro agile e le risorse per metterle in sicurezza. Quindi la difficoltà operativa è stata notevole, ma nonostante questo però ne abbiamo apprezzato il valore. Penso a questi webinar che stiamo facendo e che sostituiscono gli incontri che di solito in questo periodo facciamo in forma congressuale, hanno confermato la loro efficacia. Quindi anch'io, come i colleghi, confermo che c'era prima un bisogno di tecnologia per avere una diffusione dell'assistenza non nella modalità tradizionale, e questo bisogno noi lo abbiamo in qualche modo sviluppato, anticipato e accelerato, perché era indispensabile che noi fornissimo dei supporti alternativi mentre il servizio sanitario pubblico si occupava della gestione della pandemia. Quindi uno sforzo notevole che ci porta però già nel futuro e nella
visione di una coordinamento e una gestione della salute a 360 gradi, integrando quindi non solo il ricorso all'ospedale come primo momento di soccorso, no? Che è quello che è successo anche durante la pandemia, ma la gestione dei malati cronici a casa, piuttosto che la gestione delle disabilità con le tecnologie, con gli strumenti che ci consentono di non affollare, come è successo anche nel recente passato, le strutture pubbliche e gli ospedali, che certamente hanno la necessità anche di occuparsi della gestione delle emergenze, ma non solo, anche di tutte le urgenze sanitarie. Quindi Andrea Severin, è stato uno sforzo questo che è stato spinto appunto dalla pandemia e dal fatto che non si poteva andare, cioè che nelle strutture sanitarie non si poteva andare, quindi si doveva stare attenti, insomma, e quindi c'erano proprio delle situazioni reali, concrete, che hanno spinto tutto questo. Ma nella mentalità anche delle persone ormai è cambiata la percezione del ricevere le cure mediche. Quali sono gli scenari che si prospettano da questo punto di vista? Non si sente, non si sente col microfono. Scusatemi. Sicuramente la percezione delle persone è cambiata, hanno capito che tanti servizi potevano essere usufruiti anche a distanza, come ad esempio nel caso della telemedicina. È stato impressionante lo sforzo che hanno fatto le compagnie assicurative e le società di servizi per rispondere a questa esigenza, quindi davvero complimenti. Tuttavia è molto importante che adesso si continui ad offrire in maniera sempre di più semplice accessibilità a questi servizi, quindi si mettono a disposizione delle persone, perché possono rappresentare davvero una grandissima opportunità di risparmio e di impatto sociale sulle persone malate, ma anche su quelle sulle persone che poi stanno intorno. Quindi Meciani, è un nuovo modo di affrontare le cure mediche, però negli altri paesi, ad esempio negli Stati Uniti, penso che siano molto avanti da questo punto di vista, anche nei rapporti tra le strutture sanitarie e le assicurazioni. Diciamo, da un lato sicuramente gli Stati Uniti in molti settori, anche in questo, hanno degli esempi interessanti. Poi sono d'accordissimo con quello che diceva la dottoressa Gigliotti prima. In quanto a sistema sanitario, diciamo, nessuno vuol fare il professore rispetto a un altro Stato, ma il nostro sistema, diciamo, nel complesso è un qualcosa di cui essere molto orgogliosi. Però per rispondere alla sua domanda, che era, diciamo, un po' più specifica, secondo me è interessante riflettere, adesso anche Marco Mazzucco accennava alla domanda, no? Cosa succederà? Noi abbiamo visto una reazione veramente velocissima delle compagnie, ad esempio, sulla telemedicina. Quanto questa domanda da parte della cittadinanza resterà stabile nel tempo, secondo me è legata principalmente a tre fattori. Da un lato la normativa. Sulla telemedicina è uscita una linea guida recentemente, una decina di giorni fa, un po' troppo generale. Dovremmo capire anche su base regionale cosa verrà fatto, perché comunque il legislatore su una serie di argomenti detta delle linee che comunque incidono molto sul mercato. E qui purtroppo, diciamo, la nostra esperienza a livello regionale, sappiamo che sono molte differenze, non è sempre così, diciamo, ottimale la situazione. L'altro aspetto insomma interessante è se riuscissimo ad avere una buona quota di compagnie o società che operano assicurative nel settore salute, che sviluppino il mercato. Quindi, perché il mercato, diciamo, il cittadino deve sapere che c'è un mercato di offerta, no? E quindi non è sufficiente una sola impresa, seppur di successo, è importante che si sviluppi un'offerta abbastanza diffusa affinché venga percepita. E poi quello che sarebbe bello, forse un po' un libro dei sogni, come magari il documento di Vittorio Colao, avere il pubblico che guida anche. Il pubblico ha delle capacità economiche impressionanti, il pubblico decide, comanda se vuole, in telemedicina ha molte implementazioni molto frammentate, ad esempio, e dovrebbe essere colui che è detta quasi le best practice, invece spesso purtroppo non voglio dire, però sono un po' frammentate, quindi sarebbe bello poter vedere qualche elemento di pubblico che fa da volano per il settore anche privato.
Quindi Mazzucco, questa commistione diciamo, tra pubblico e privato nel soddisfare i bisogni di salute della clientela delle assicurazioni, secondo lei è possibile, è fattibile, è qualcosa che comunque è necessaria? Allora, intanto, visto che stiamo parlando del sistema sanitario, nel piccolo del mio intervento mi piace ricordare comunque, insieme, credo, a tutti i relatori di oggi, il grande lavoro che è stato fatto in questi mesi, e quindi credo sia giusto che anche da questa occasione nasca un grande ringraziamento al lavoro che medici, infermieri, personale paramedico hanno fatto, per noi. Dimostrando ancora una volta quanto è importante avere una struttura forte nell'ambito della salute, però dimostrando anche che si aprono sempre di più scenari, diciamo così, di forte collaborazione tra il sistema pubblico, il sistema privato e le realtà come le nostre, compagnie assicurative, provider di servizi, per riuscire a coprire un po' tutte le varie situazioni. Perché quello che comunque abbiamo visto accadere, al di là di questo imponente sforzo, è che l'area dell'out of pocket, si citava prima, comunque è incrementata rispetto al passato, così come la componente di investimento sulla struttura pubblica è rimasta un pochino ferma al palo, addirittura si è contratta. Questo ha, diciamo così, comunque generato ancora di più una differenza tra il mercato del nord e il mercato del sud, quindi ci sono oggi diverse opportunità nel mondo della salute tra il nord e il sud dell'Italia. Ha generato anche una progressiva rinuncia di una parte della popolazione a determinate attività di diagnostica, vuoi per le code, vuoi perché alle volte era difficile da raggiungere. Quindi, in un contesto dove esiste pure un forte sistema centrale, bisogna trovare una nuova modalità di relazione tra il sistema centrale, il sistema privato e le nostre realtà affinché il risultato sia un risultato corale. Quindi io punto ad una logica dove ci sia una forte complementarietà, perché ovviamente noi non possiamo sostituirci, anzi, però possiamo integrare tantissimo. Oggi in tutto quello che è successo, anche badando a come è fatta la nostra popolazione, che per un terzo ha persone che hanno oltre 65 anni, una serie di servizi sono diventati davvero molto richiesti dalle persone. Banalmente il tema della prevenzione, no? Un tema che anche in presenza del blocco che c'è stato delle strutture, qualche difficoltà l'ha creata sia nel mondo dell'oncologia che nel mondo della cardiologia. Allora, avere la possibilità di un sistema alternativo che aiuta in queste fasi può essere molto utile, così come può essere utile avere un sistema molto snello di booking che può consentire alle persone di raggiungere delle prestazioni non necessariamente a costi alti e quindi magari riuscire a fare della diagnostica anche nel tempo molto breve. Secondo me su questo tema della collaborazione con il Sistema Sanitario Nazionale giocano alcuni elementi legati al trattamento dei dati, legati al famoso fascicolo elettronico, legati alla possibilità di avere appunto dei momenti e dei punti di interazione facili e uguali per tutti affinché ovunque il paziente si trovi, che sia nel sistema centrale o che nel sistema privato e parallelo, sia sempre possibile avere, nel totale rispetto della privacy, la lettura delle informazioni che consentono di avere sempre sott'occhio la salute e diciamo così, il tracciamento delle cose che riguardano una persona. E questa cosa non è certamente delle più semplici, cioè c'è molta attenzione su questo aspetto e speriamo che presto si possa, diciamo così, raggiungere una struttura comune sulla quale tutti quanti lavorare per dare il massimo del servizio alle persone. Quindi Gigliotti, le assicurazioni hanno la possibilità di fare molto, di proporre anche molto e in questo la tecnologia, lo sviluppo della tecnologia può aiutare a organizzare tutta una serie di servizi, ma anche ad organizzare un ecosistema che possa unire le strutture sanitarie con le pubbliche e private e le compagnie di assicurazione. Ma sì, allora io penso che ci siano, no, delle fasi di processo che diciamo nel privato possono essere accelerate, per esempio lo sviluppo delle nuove tecnologie, no? Non è un caso che l'app Immuni è stata creata da privati, poi c'è stato il bando al quale anche noi abbiamo partecipato e quindi il Ministero ha scelto. Questo per dire cosa? Per dire che
Anch'io sono d'accordo con quello che diceva Mazzucco. Qui nessuno si vuole sostituire e guai, perché la salute pubblica è un bene costituzionalmente garantito e soprattutto oggi, come dire, ancora di più si conferma come indispensabile. Drena risorse ingenti e quindi la cosa più utile che noi come settore privato possiamo fare è cercare di proporci in sinergia e in alternanza, cioè far fare al pubblico tutto quello che il pubblico fa in maniera eccellente, cioè la ricerca, le cure delle gravi patologie, l'oncologia, la diagnostica di altissima definizione e concentrarsi appunto su quella parte delle attività che sicuramente hanno una peculiarità che attengono proprio alle strutture pubbliche. Da un punto di vista, diciamo, della gestione delle strutture private e quindi anche del mondo assicurativo, in particolar modo di quello specialistico, il supporto potrebbe essere: diamo un accesso che sia il più semplice possibile al cittadino affinché possa ricorrere a tutte le cure secondo i propri bisogni. Quindi cominciamo a parlare del fatto che ci sono tutta una serie di attività diagnostiche che vanno nella direzione, per esempio, di tipo della prevenzione, che il cittadino può scegliere di fare e deve fare nei tempi in cui desidera. Cioè, non è logico che per fare una risonanza magnetica si debba aspettare 18 mesi, piuttosto che per fare un'ecografia si deve aspettare 5 mesi, no? Quindi su questo il privato può essere effettivamente di supporto, quindi anche alta specializzazione, ma non medicina di urgenza, per andare a, come dire, in qualche modo avere una visione, un assorbimento dei costi che vanno nella direzione di aumentare la tutela e quindi di diffondere una garanzia sanitaria a 360 gradi anche con il supporto delle strutture private. Questo è un po' lo sforzo che abbiamo fatto. Guardi, se io posso riferire in questo contesto, visto che adesso siamo nella fase 3, di che cosa sta succedendo, no? Cosa stanno facendo i nostri clienti. Chiaramente, finita la fase del lockdown, noi abbiamo cominciato ad avere di nuovo un numero importante di richieste di prestazioni, ma certamente non siamo ancora al regime del pre-Covid. Perché? Perché le persone, lo ricordava prima qualche collega, hanno paura di andare nelle strutture pubbliche, hanno paura e quindi stanno spostando in avanti la data in cui magari l'intervento chirurgico, per esempio protesico, piuttosto che tutto quello non urgente, e spostarlo in avanti per farlo in una fase di maggiore tranquillità. Allora, questo ci pone anche davanti a un altro interrogativo, che probabilmente la distribuzione sul territorio nella gestione della criticità è stata un pochino penalizzata dal fatto che tutto quanto è arrivato nelle strutture pubbliche e noi, obiettivamente, nello sforzo immenso che è stato fatto e anche nella incomprensione di quale fosse il mostro che avevamo davanti, perché non ci dobbiamo dimenticare che siamo andati avanti per un po' dicendo è solo un'influenza, siamo andati avanti per un po' dicendo adesso vediamo, fino a quando il numero dei morti non è salito in modo vertiginoso, c'è stata, per ovvie ragioni, una sottovalutazione di una pandemia, finché l'Istituto Mondiale di Sanità non l'ha certificata come pandemia. Quindi questo che cosa ha generato? Ha generato un ricorso massivo alle strutture senza che gli accessi fossero neanche stati separati, che è stato un altro dei problemi della diffusione della pandemia. Quindi noi cosa possiamo fare se non essere degli operatori evoluti, intelligenti, disponibili, con capacità di spese, che si pongono l'obiettivo non di sostituirsi, ma di lavorare in sinergia, mettendo a disposizione tutto quello che abbiamo già fatto. Cioè, quando noi parliamo della medicina di base e diciamo che non bisogna più andare a fare la coda dal medico di base e rimanere nelle sale d'attesa in 35, dove magari andiamo a incorrere la possibilità non di prendere il Covid, ma di prendere banalmente l'influenza e cominciare a lavorare sull'FSE dicendo ok, la prescrizione il medico me lo fa in maniera digitale, io posso avere accesso alla cura, alla prestazione con altrettanta celerità, vuol dire che stiamo andando nella direzione di migliorare un servizio che abbiamo già definito eccellente verso una modernità che ancora non c'è.
superando probabilmente tutta una serie di vincoli burocratici che forse nel pubblico sono più presenti che non negli operatori privati. Certo, andare verso la modernità vuol dire utilizzare molto la tecnologia, ma in questo c'è moltissimo spazio, Andrea Severino, anche nella riorganizzazione per andare incontro ai nuovi bisogni del mercato. Assolutamente sì, tecnologia intesa come mezzo per raggiungere un obiettivo e non come fine. Oggi la situazione che abbiamo vissuto non ha fatto nient'altro che accelerare l'opportunità che c'è. È vero che il sistema sanitario pubblico spesso non è in grado di scrivere delle regole, i privati oggi hanno una potenza di fuoco di poter proporre dei nuovi modelli, delle nuove modalità per far usufruire dei servizi. È molto importante che le compagnie la sappiano cogliere e sfruttino anche la tecnologia che oggi già è presente nelle vite di tutti per aiutare a diffondere questa nuova cultura, a diffondere questi servizi a forte valore aggiunto che spesso sono difficilmente accessibili. Quindi abbiamo visto tanti esempi in passato di telemedicina utilissima e approvata da tutti, ma poi poco utilizzata perché nel momento in cui ne ho bisogno non so come lo devo attivare, non trovo il foglio di polizza, non capisco come si faccia ad utilizzarlo. Oggi quindi la tecnologia può abilitarci, può creare un risparmio, può creare un'opportunità, sì, se utilizzata nel modo corretto. Ecco, Meciani, appunto la tecnologia può creare un grande spazio, ma a questo punto pensiamo quale può essere l'offerta, quale sarà l'offerta delle compagnie di assicurazioni, in che modo si organizzerà l'offerta delle compagnie di assicurazioni con la tecnologia e con l'opportunità anche di lavorare insieme, di creare una sinergia con il settore pubblico. L'offerta, adesso abbiamo due attori importantissimi nel settore e ovviamente già da tempo in continua evoluzione, per cui sono dei percorsi che continuano a migliorare passo dopo passo. Quello che la tecnologia abilita è, anche in riferimento ai percorsi di prevenzione e screening, è poter lavorare su dei target sempre più specifici. Negli anni l'assicuratore, anni fa, lavorava magari su una tipologia unica di cliente, poi ha iniziato a creare dei sottogruppi ed essere sempre più specifici. Se devo fare una soluzione per un cronico è una cosa, un diabetico è un'altra, un diabetico che ha un calo della vista, non posso fargli un'app magari come a un iperteso perché ha delle esigenze diverse. Quindi riuscire ad andare incontro alle specificità di target è sicuramente attiene al mondo dei servizi, no? Per cui è un percorso già in atto e questo secondo me sarà sempre più rilevante. L'altro aspetto è personalizzare per il singolo individuo e qui la tecnologia è rilevante, c'è la famosa intelligenza artificiale molto citata, poi non è sempre facile capire quanto sia utilizzata perché è un po' una scatola chiusa, no? Uno dice io uso l'intelligenza artificiale, poi gli chiedi ma cosa fai? Non te lo dico perché è un segreto industriale. Allora, diciamo, certe volte uno dice, vabbè, ok, allora sono anche intelligente artificialmente. Per cui, in quel caso, però, a livello di intelligenza artificiale sono dei casi, quasi non solo americani, molto interessanti, di, ad esempio, patologie croniche gestite con dei suggerimenti anche predittivi ad hoc per il singolo individuo. E qua, giusto un cenno sulla tecnologia, secondo me già oggi abbiamo tantissima tecnologia disponibile da anni, molto affidabile, che già se usassimo bene quella faremmo veramente un passo enorme in termini di salvaguardia della salute degli individui. Io uso il fascicolo elettronico, sinceramente mi sembra essere dell'età della pietra, devo scaricare dei PDF, non vedo bene i miei dati sanitari, come dire, e stiamo parlando di sistemi software vecchi di 10-20 anni, eh. Per cui diciamo la tecnologia, insomma, abbiamo due binari, uno innoviamo su cose meravigliose, l'altro anche con molto pragmatismo usiamo quello che c'è già di molto solido. Quindi Mazzucco, si parla di un'offerta più personalizzata a questo punto, un'offerta che proprio viene indirizzata direttamente a un individuo piuttosto che un altro in maniera anche diversa, no? a seconda dei dati che si raccolgono su quella persona. Ma assolutamente sì, le esperienze di oggi ci dimostrano come effettivamente la tecnologia possa essere un grandissimo alleato. Tra l'altro per me la parola tecnologia in questo caso specifico fa un po' rima con comunicazione, interazione con le persone, perché
grazie proprio alla tecnologia della quale tutti siamo dotati, perché abbiamo un tablet, perché abbiamo un cellulare, uno smartphone, consentono di avere quei dati e quelle informazioni che fanno una cosa estremamente importante per il nostro mondo e che non c'è mai stato possibile utilizzare, cioè essere presenti nel momento in cui nasce il bisogno della persona. Noi abbiamo sempre vissuto, io vivo nel mondo delle assicurazioni da tanti anni, abbiamo sempre vissuto in una logica dove l'offerta del mondo assicurativo era un'offerta, per carità di Dio, personalizzata, ma comunque non era mai per necessità vicina al momento in cui l'evento poteva accadere, o comunque non seguiva la persona nelle sue evoluzioni con costanza. Noi abbiamo imparato a leggere i cambiamenti delle cose con l'avvento dei social, perché leggevamo su Facebook che una persona aveva cambiato lavoro, aveva cambiato città, ma questo magari non lo sapeva la polizza, non lo sapeva il suo assicuratore, che però è un tema importantissimo, no? Per la vita di un contratto e la personalizzazione di un contatto. Oggi invece la tecnologia consente di avere tantissime informazioni, ribadisco nel rispetto della privacy e delle normative, che fanno sì che noi possiamo essere presenti nel momento del bisogno. Leggevo nella cronaca di questi giorni un dato che per la tecnologia di oggi è un dato assurdo, no? Una persona che poverina con la macchina è caduta in un burrone e l'elicottero di soccorso non riusciva ad individuare la macchina perché la boscaglia la nascondeva alla vista dell'uomo. Ma oggi in Italia siamo il primo paese in Europa per black box presenti nelle macchine, strumenti di geolocalizzazione che ci consentono di sapere dove è l'auto in quel momento, cosa che può essere utilizzata sia per la parte, diciamo così, del recupero dell'auto in caso di furto, ma soprattutto nei momenti del bisogno, nella registrazione di un urto, di un incidente, per far sì che i nostri sistemi di assistenza sanitaria possano scattare in maniera molto, molto repentina. E ancora di più sulle tematiche legate a situazioni come la pandemia. In Italia ci sono, abbiamo detto, un terzo degli italiani che hanno più di 65 anni. Queste persone sono abituate ad andare dal medico anche 3 volte in un mese, magari per modificare la posologia o per fare un check sulla pressione. Bene, oggi con degli strumenti molto semplici è possibile aiutare da casa queste persone che hanno comunque delle difficoltà nel movimento. Sempre sulla cronaca, avrete letto, a me ha colpito tantissimo un'intervista di un viceministro che, essendo entrato nel tunnel del CV19, viveva con l'ossiossimetro e quindi con quello strumentino che sul dito consente di sapere se stai o non stai saturando correttamente. Bene, questo strumentino oggi molto semplice, molto banale, consente al medico di base di sapere a distanza se quella persona deve o non deve essere ricoverata. Quindi lo sforzo che dobbiamo fare tutti noi è uno sforzo di comunicazione per dire alle persone che già oggi sono disponibili elementi e tecnologie che ci consentono di aiutare le persone, di interagire con le persone. E qui alzo un po' la palla ad un collega di tavola: ci sono degli elementi che poi arricchiranno la customer journey del prodotto assicurativo, perché il prodotto assicurativo vive ancora purtroppo su pochi touch point, mentre invece oggi la tecnologia ci può consentire di essere molto più vicini, di raccogliere informazioni e personalizzare molto 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 di più i servizi e l'offerta. Ecco Gigliotti, direi che può rispondere lei. Ma guardi, io su questo terreno lo faccio molto volentieri. Sono state citate le scatole nere, noi in Unipolsai ne abbiamo 4,5 milioni, quindi sono assolutamente certa del fatto che con la geolocalizzazione si può dare soccorso immediato e si possono salvare delle vite. Il fatto di poter essere accanto ai clienti lo facciamo costantemente con il tracking della posizione liquidativa, piuttosto che con l'accesso ai propri servizi tramite l'app. È chiaro che questa è una trasformazione, sono d'accordo con Mazzucco, che ha bisogno di essere guidata nella conoscenza. Cioè noi dobbiamo fare formazione, quindi fare comunicazione e educare il cliente a raccogliere tutte queste opportunità, perché obiettivamente, lo si diceva anche prima, l'assicuratore non ha il ruolo antico, firmi un contratto oggi e poi aspettiamo e vediamo se ti succede qualcosa. Soprattutto quando parliamo di prestazioni mediche, noi parliamo della necessità di poter essere accanto al cliente. Cosa vuol dire questo? Vuol dire, per esempio, appunto, il controllo delle cronicità con piattaforme dedicate, come per esempio il monitor che noi abbiamo qui, dove seguiamo già migliaia di nostri clienti che si sono registrati. Ecco, il tema della privacy è già venuto fuori più volte.
lo possiamo superare naturalmente quando il cliente ci dà la fiducia e ci dice che vuole accedere a questi servizi. Nel momento in cui ci ha dato questa disponibilità, noi naturalmente dobbiamo e possiamo seguirlo, ricordargli quando deve prendere le pillole, quando si deve misurare la pressione. Se non svolge tutte queste attività, adesso mi riferisco per esempio al monitoraggio delle cronicità, lui ha un case manager che interviene e gli ricorda che questa cosa non l'ha fatta. Quindi, come dire, le tecnologie a supporto dell'intervento umano e l'intervento umano a supporto delle tecnologie. Quindi l'integrazione è un'integrazione che deve seguire una costante evoluzione, che però deve essere effettivamente supportata dalla conoscenza e dalla disponibilità che il cittadino ha, l'utente ha, nel voler sentirsi vicino. Quindi noi siamo disponibili, naturalmente abbiamo già fatto tante cose, abbiamo progettato per la fase 2 hashtag sicure ripartiamo, che quello è un pacchetto di servizi. Io vorrei riprendere un po' le riflessioni che ci facevamo all'inizio. Non vale più la pena parlare di assicurazione e di servizi come se fossero due cose separate. Cioè, quando tu parli di assicurazione devi avere anche un pacchetto di servizi che può poi essere commercializzato separatamente piuttosto che in modalità ancillare, però è evidente, noi abbiamo tutta la proposizione che abbiamo fatto in occasione sempre del Covid, delle polizze indennitarie da contagio, avevano e hanno un pacchetto di assistenza. Quindi l'assistenza vuol dire l'autoambulanza, l'infermiere quando hai passato la quarantena e sei a casa, il counseling psicologico. Questo è un pacchetto di servizi che diventa assolutamente ancillare e accessorio. Cioè, quello della ripartenza è solo un pacchetto di servizi che vuole guidare il datore di lavoro per una ripartenza sicura. Quindi, come dire, leggere costantemente il bisogno dell'assicurato così come emerge e come può essere raccolto dalle varie stanze. Poi è chiaro che avere un fascicolo elettronico che possa essere alimentato per esempio anche dalle prestazioni private è un'ambizione sulla quale mi pare di capire tutti stiamo lavorando. Poi il fascicolo elettronico non è oggi facilmente utilizzabile, bene, dobbiamo pretendere che vi sia una evoluzione affinché l'accesso possa essere fatto anche da persone magari anziane che hanno minore, come dire, consapevolezza, seppure oggi tutti siamo con l'iPhone in mano, anche gli over ottantenni. Quindi anche lì io so di alcune esperienze secondo me estremamente importanti fatte presso strutture residenziali degli anziani, dove operatori telefonici hanno fatto corsi di formazione agli anziani per poter utilizzare WhatsApp piuttosto che entrare in contatto con la propria famiglia. Quindi sta a noi, come dicevo prima, aiutare e supportare con la nostra capacità di progettazione l'evoluzione del paese. E guardate che questa è un'evoluzione che ci porta due benefici fondamentali. Il primo, l'accessibilità alle cure e all'assistenza in tempo reale. Il secondo, la riduzione dei costi, perché l'altra cosa che noi dobbiamo tenere sotto controllo è la riduzione dei costi, cioè l'utilizzo della tecnologia, fin quando si può e fin quando si riesce, va nella direzione naturalmente di ridurre l'impatto umano e quindi anche la riduzione dei costi. Mi pare che tutti stiamo facendo uno sforzo in questa direzione. Speriamo che lo colga anche, diciamo, il pubblico e che non vi sia quella ritrosia che nel passato c'è stato di voler vedere questi due mondi come due mondi in contrapposizione e separati, no? Che guardano ad obiettivi diversi. L'obiettivo è comune, le nostre persone, la nostra comunità deve sentirsi al sicuro sia durante la pandemia ma anche nella gestione ordinaria delle patologie, che come abbiamo detto tutti, con un paese che è fra i più vecchi al mondo, il secondo dopo il Giappone, noi ci dobbiamo preoccupare del fatto che le persone debbano sentirsi al sicuro anche quando sono a casa, devono essere gestite nel momento di difficoltà con i supporti di cui abbiamo parlato fino adesso. Quindi Severino, in questa nuova offerta assicurativa si può parlare di obiettivo principale, quello della sicurezza. Si avrà una, diciamo, una nuova offerta che mira anche a una riduzione dei costi da parte della clientela nell'accesso all'erogazione delle cure sanitarie, anche alla semplificazione e comunque un'offerta personalizzata che utilizza la tecnologia per questo.
Assolutamente sì, per ridurre i costi è necessario prevenire. Ricordiamoci che ci sono numerose ricerche che dimostrano come facendo una corretta prevenzione primaria e secondaria sia possibile abbattere fino all'80% il rischio di mortalità o di sviluppo di patologie croniche. Questo è un primo punto molto importante. Le persone in questo momento non sono alla ricerca di un'assicurazione, sono alla ricerca di qualcuno che gli risolva un problema. Lo vediamo perché il 43% della popolazione soffre di patologie croniche e, come diceva il dottor Mazzucco, 13 milioni di persone sono anziane, quindi necessitano di servizi. Abbiamo parlato della black box dell'auto, ce ne sono 4 milioni e mezzo solo con un IPOLSAI. Secondo me in questo momento si tende ancora a sottovalutare la white box della salute, ovvero quello strumento che tutti gli italiani hanno in tasca, lo smartphone, e che permette di raccogliere dati ben più accurati della sola posizione dell'auto o del solo incidente. Ovviamente nel rispetto della privacy, ma anche dando alle persone una giusta motivazione per condividere questi dati, perché io non li condivido solo perché bisogna assistenza, ma li condivido perché ho qualcosa di immediato dietro. Diciamo che tutto questo messo insieme permette di abbattere i costi, di aumentare l'accessibilità dei servizi, di diffonderli, di creare una cultura, e anche poi di poter creare un'offerta personalizzata per le persone. Quindi non offro più una polizza salute, viaggio a chiunque, ma la offro a chi mi dimostra di avere un determinato bisogno in un determinato momento. Quindi il miglior prodotto, il miglior servizio per la miglior persona nel miglior momento. Quindi Meciani, vediamo adesso l'aspetto della tecnologia che è stato più e più volte citato, dell'innovazione tecnologica. Allora, un punto che è stato messo in rilievo è il fatto che le persone dovranno essere consapevoli di cedere dei dati personali, quindi di cedere privacy alle, diciamo in questo caso, alle compagnie di assicurazione che organizzano un'offerta personalizzata e in cambio di sicurezza. E questo secondo lei è qualcosa che culturalmente può realizzarsi in breve tempo? Sempre difficile fare previsioni, io non ho mai apprezzato farle, neanche ascoltarle, però diciamo come riflessione generale noi siamo abituati ormai da alcuni anni a accedere informazioni rilevanti a operatori privati, e poi sono state situazioni un po' strane come quella di Muni, ma della situazione specifica noi siamo abituati a non leggere documenti sulla privacy e dare un ok, per poi scoprire dopo qualche anno che siamo tracciati da Google su dove andiamo giorno e notte, diciamo. Parlando di dati salute, parliamo di un qualcosa che è mille volte più grande e più strategico. Gli interessi economici in atto in termini prospettici sono colossali, perché avere dati sulla salute, sul genoma, che già iniziano, diciamo, a circolare, è un asset che è già quantificato, sono già sul mercato il valore e sono anche scambiati in maniera regolare dati sulla salute degli individui. Per cui, secondo me, per rispondere, c'è sia una propensione a fronte di un valore ricevuto, quello sì, e giustamente gli attori sono molto prudenti a gestire i dati, spesso non vogliono farlo perché bisogna essere molto attrezzati per gestirli, quindi è un passaggio molto, molto delicato. Secondo me, l'altro aspetto, agganciandomi al concetto della white box, molto importante è l'ownership della salute. Avere i dati di fatto fa sì che l'ownership si sposti in maniera dinamica. Io, paziente, cittadino, divento owner perché tutti i dati io li posso vedere, io più di tutti gli altri ovviamente, no? Non sono più dei documenti cartacei frastagliati. Però anche il mio medico di medicina generale, se può avere accesso a una buona cartella clinica, diciamo, dei dati strutturati, diventa lui owner e anche responsabile di scelte. Perché se lui non vede, non c'è, ugualmente l'operatore privato di qualunque natura possa essere, assicurativo o anche altro, no? Per cui diventa anche una responsabilità diversa, perché ovviamente se io vedo tanti dati e non intervengo, diciamo, anche questo nuovo tipo di, in prima battuta, di opportunità ovviamente, però anche di responsabilità, quindi è anche affascinante come prospettiva.
Bene, ma Zucco, lei dal punto sulla storia dei big data, sulla quale appunto si giocherà la competizione del settore, di quasi tutti i settori, perché tutti dovranno, come dire, organizzeranno delle offerte personalizzate, in base anche ai dati che raccolgono. Ecco, su questo, ci sono appunto questi aspetti di criticità che sono stati sollevati. Lei cosa ne pensa? Ma allora diciamo che il tema del big data in questo momento per noi è particolarmente vivo nella misura in cui nel gruppo e in Blu sono stati fatti degli investimenti su queste figure nuove, no? Dei data scientist che in qualche misura ci stanno aiutando intanto a leggere tutte quelle informazioni che non incidendo sulle tematiche della privacy, perché cumulative, perché stocastiche ci aiutano a disegnare un po' tutta una serie di elementi che ci aiutano nella programmazione, nella pianificazione, ci aiutano nell'interazione con le strutture sanitarie, ci aiutano nella definizione dell'offerta. Secondo me il tema che abbiamo più volte toccato, legato al dato, che ovviamente è fondamentale ed importante all'utilizzo nei confronti del cliente, è come qualcuno già diceva dei miei colleghi, è fargli e dargli chiaramente il significato e il senso del perché lo stiamo facendo e dunque della sua utilità, ma forse anche lavorare un po' su quegli aspetti anche un po' tipici della popolazione italiana, perché qui forse alla fine il problema è anche un po' che le persone alle volte hanno anche un po' paura, no? Di quella che è stata definita come white box o come area di... perché sapere che il cuore mi batte tanto in un determinato momento magari mi può essere tremendamente utile, come è stato nei casi di quelle persone che sono state salvate, proprio perché c'era questo elemento di riscontro, no? Persone che stavano per avere un attacco cardiaco sono state salvate perché la centrale è entrata in gioco ed è intervenuta prontamente. Però molta gente magari a questo livello di, diciamo così, di lettura dei propri dati non vuole nemmeno arrivare. Dunque dobbiamo anche noi trovare una giusta, diciamo così, lettura di queste informazioni che effettivamente possono aiutarci a dipingere il mondo in maniera diversa. Una su tutte, che per me è molto importante, è proprio anche poi legata a dare al mondo assicurativo una diversa lettura della componente di rischio. Noi abbiamo detto che in Italia c'è una spesa out of pocket che fa circa 40 miliardi di euro in forte crescita. L'analisi della composizione di questa torta è fatta essenzialmente da tre grandi partite: denti, farmaci e diagnostica. E sappiamo bene tutti qui oggi che non sempre le coperture assicurative riescono ad intervenire su quelle tematiche dove l'alea è praticamente inesistente, e dunque diventano difficili da assicurare se non attraverso delle formule collettive. Così come è vero che in Italia c'è il 37% di persone che sono portatori di una cronicità. Allora oggi con gli strumenti e gli analitici tradizionali fatichiamo delle volte a costruire il prodotto tailor-made. Invece in presenza di informazioni e di dati che riguardano la persona, legati ad una lettura sistematica e continuativa di quella persona, magari aprono delle nuove piste anche da un punto di vista assicurativo e non soltanto da un punto di vista del servizio. Per cui riusciamo a capire magari che una persona con dei livelli di pressione non proprio da manuale è una persona che vive perfettamente e che quindi non rientra in un profilo di rischio perché per quella persona, per quelle caratteristiche di quella persona, quei livelli di pressione rappresentano la normalità e non il fuori standard. Quindi ci sono davvero tutta una serie di elementi sui quali il tema dei big data, degli analytics, della lettura dei dati delle persone possono aiutarci, visto che parliamo di salute, ad aumentare, a far crescere questo mercato della salute. Perché oggi in Italia, se contiamo le polizze retail salute, forse non arriviamo al milione di contratti assicurativi. Dunque non ci fossero le formule collettive. Sarebbe un mercato veramente piccolo, 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 legato a persone che stanno bene economicamente e che stanno bene fisicamente. Quindi ci sono delle importantissime letture che possono farci guardare anche dall'angolazione assicurativa in maniera totalmente diversa i profili di rischio che guardiamo oggi. Quindi Gigliotti, alla luce di tutto questo, quali sono secondo lei le prossime sfide che le compagnie di assicurazione dovranno affrontare, alla luce di tutta questa chiacchierata che abbiamo fatto? Ma guardi, secondo me le compagnie di assicurazione in generale la più grande sfida che hanno è quella di ritornare sul terreno della consulenza e dell'assistenza real time. Guardate che questo è il passaggio più importante, cioè
La modernizzazione dell'assicurazione passa attraverso una relazione stringente con il cliente, anche con fornire per esempio tutta una serie di informazioni utili, cioè noi, per dire, nella nostra app possiamo mandare ai nostri assicurati messaggi che riguardano l'arrivo di un evento atmosferico, no? Cioè lo anticipiamo e diciamo: guarda, tu stai girando, sempre riferito all'utilizzo della scatola, stai girando in una zona dove sta per arrivare una grandinata. Quindi il fatto di avvertirti ti consente, per esempio, di mettere a riparo la tua macchina. Anche questo è un tema estremamente importante, no? Mazzucco parlava prima: salviamo una vita che sta correndo il rischio di avere un infarto in atto, perché lo stavamo monitorando a distanza. Quindi sul tema della privacy, di cui abbiamo tanto discusso, io torno col dire: noi ormai di fatto non è che abbiamo grandissima privacy, tutti noi siamo tracciati in qualunque momento e possiamo essere, come dire, ritrovati in qualunque momento semplicemente con l'iPhone. L'accordo deve essere chiaro, cioè i big data, l'utilizzo che fa un operatore professionale come una compagnia di assicurazione, non è la curiosità di andare a vedere cosa fa Tizio e Caio, assolutamente no. È un monitoraggio alto dei dati che serve per seguire l'evoluzione di un fenomeno, piuttosto che l'evoluzione di un fenomeno riferito a un target specifico. Sono informazioni indispensabili per chi, come noi, deve misurare costantemente il rischio che assume. Quindi il passaggio di avere questa paura ancestrale della privacy, sempre nel rispetto della normativa, come dicevo prima, se c'è l'assenso del cliente che si affida e dice: fammi il monitoraggio delle cronicità, piuttosto che seguimi nel momento di difficoltà, soccorrimi quando sono giù da un burrone, vuol dire che c'è stato un patto attraverso il quale il cliente dice chiaramente: dammi soccorso quando serve, e basta. Ripeto, le informazioni vengono lette in modalità massive, professionali, e sono utilizzate semplicemente per la valutazione complessiva dei rischi. Quindi, tornando alla sua domanda, nel mondo delle assicurazioni è stato fatto molto, molto ancora possiamo fare, appunto, per cercare di avere noi una grandissima attenzione al monitoraggio dei rischi, che ci consente di fare poi delle tariffazioni che siano sempre più stringenti. Cioè il fatto di quotare una polizza malattia, abbiamo detto, non ci sono molte polizze malattie retail effettivamente fino ad oggi. Il fatto che noi viviamo in un servizio sanitario con un servizio sanitario nazionale estremamente forte non ha alzato particolarmente il bisogno delle coperture integrative, ma la situazione è mutata completamente adesso a seguito della pandemia. Noi abbiamo fatto un'indagine insieme a Nomisma, che abbiamo anche recentemente pubblicato, e abbiamo proprio raccolto la paura e il bisogno anche della copertura assicurativa, piuttosto che è venuto avanti un nuovo bisogno dell'utilizzo delle tecnologie, quindi della tracciatura degli spostamenti. Come per dire, l'italiano medio, che ha certamente, come dire, una certa paura nel mettere a disposizione i suoi dati, cambia completamente l'approccio nel momento in cui si trova in una situazione di difficoltà. Allora, un operatore professionale come siamo noi oggi a questo tavolo deve cercare di cogliere tempestivamente non solo l'evoluzione dei bisogni, ma anche la soluzione ai bisogni che si sono alzati, con delle risposte tempestive. Questo è il modo migliore per essere presenti e anche per poter diffondere una consapevolezza dell'assicurazione privata, che oggi non c'è in Italia. Noi siamo il paese in generale più sottoassicurato, ma mica solo sulla salute, sulla casa, sul rischio terremoto, piuttosto che noi siamo assicurati all'RC auto perché la copertura è obbligatoria, ma se parliamo
con tantissimi italiani, se potessero farne a meno, farebbero a meno anche il pagare la polizza RC auto. Quindi sta a noi lavorare affinché si sviluppino nuove consapevolezze e sta a noi dare dei servizi che colgono e risolvono i problemi dei cittadini, naturalmente anche qui con costi più contenuti, perché questo è un altro passaggio importante. Oggi una polizza retail ha un costo mediamente elevato, quindi al di là del bisogno naturalmente ci vuole una capacità di acquisto che non è detto che ci sia. Invece la diffusione delle polizze collettive, quindi la gestione dei fondi nate dalla contrattazione collettiva nazionale, ha dato una risposta, seppure ancora abbastanza basic, ma una risposta che va nella direzione di dare delle coperture integrative a costi molto contenuti. Perfetto. La sfida che noi dobbiamo fare è diffondere la consapevolezza, perché nella mutualità, lo sappiamo tutti, anche i costi si riducono. Quindi possiamo riassumere, siamo arrivati ormai quasi al termine della nostra trasmissione, volevo sentire anche gli altri relatori. Allora, tempestività, consapevolezza, costi più ridotti. Severino, Meciani e Mazzucco, che cosa possiamo aggiungere? Severino. Ma sicuramente che c'è un'opportunità, quindi è vero, raccontiamo che magari i servizi non sono accessibili da tutti, ma vediamo che le persone sono in fila per comprare un Apple Watch piuttosto che una polizza, a parità di prezzo, dove il valore sociale di una polizza assicurativa è molto più alto. Questo secondo me è perché gli assicuratori ancora peccano nel raccontare il perché le persone dovrebbero sottoscrivere una polizza e si concentrano sul che cos'è la polizza, come si chiama la polizza. Le persone sono disposte a condividere i dati? Sì, il 50% delle persone l'ha dimostrato con delle survey a livello mondiale, anche nei paesi più conservativi. I dati non sono solo dati personali, sono dati che possono aiutarci a migliorare la gestione di un sinistro o a migliorare l'operatività, e anche questo può avere una ricaduta importantissima sull'ottimizzazione dei costi e dei processi. È un'opportunità da cogliere investendo, facendo innovazione e spingendosi oltre quello che oggi si fa, e quindi oltre quello che conosciamo, ascoltando le persone. Le persone oggi non sono più abituate ad andare da un broker o da un agente, lo dico io che ho 30 anni, sono abituate ad andare online e a sottoscrivere Netflix a 9,99 euro al mese, non percepiscono 120 euro l'anno ma percepiscono 9 euro, quindi raccontiamole come vogliamo che le sentano loro, non come pensiamo. Quindi possiamo aggiungere comunicazione, Meciani? Ma io vedrei una spinta per una nuova tipologia di lobbying verso il legislatore, in maniera tale che aiuti all'evoluzione e all'innovazione del settore. Magari molte volte in passato, secondo me, sono stato spinto in una direzione di avere più spazio al comparto, però magari a facilitare delle norme che diano innovazione. E poi sperimentare, abbiamo tantissime modalità, diciamo, più o meno colorate di fare innovazione, varie tecnologie, anche il settore può provare ad accelerare il ritmo dell'innovazione, ma non portare sul mercato, ma anche sperimentare, cioè assumersi maggiori rischi, perché a livello di servizio è più fattibile, diciamo, le conseguenze sono molto meno dolorose. Quindi lobbying, sperimentazione, Mazzucco a conclusione di tutto. Ma dico una parola un po' abusata, che è quella di ecosistema, perché in realtà noi abbiamo oggi affrontato questo tema come se l'opportunità di dare supporto e aiuto ai clienti fosse solo appannaggio delle compagnie di assicurazione. Nella realtà dei fatti si stanno disegnando degli ecosistemi nuovi che possono mettere anche in condizione delle altre realtà, diciamo così, che possono aggredire questo sistema, arrivare al cliente da altre angolazioni e arrivarci offrendo magari anche tematiche legate al servizio e anche al tema della, diciamo così, della copertura assicurativa. Quindi bisogna fare molta attenzione e sfruttare questo concetto di ecosistema che allarga l'area della visuale anche a mondi vicini e paralleli, e all'interno di questo ecosistema salute bisogna assolutamente trasportare, portare a bordo la distribuzione, gli agenti di assicurazione, perché possono rappresentare una grande forza nell'avvicinare i clienti a queste logiche di attenzione, a queste logiche di sensibilità verso le opportunità che ci sono. L'ecosistema e distribuzione assicurativa
diciamo così, alleati di questo grande, di questa grande opportunità del Perfetto. mondo della salute. Possiamo dire ecosistema e squadra in generale tra compagnie e distribuzione. Benissimo, siamo arrivati al termine della nostra tavola rotonda. Ringrazio molto i relatori, Giovanna Gigliotti, amministratore delegato di Unisalute, Marco Mazzucco, CEO di Blue Assistance, Paolo Meciani, coordinatore di InsurTech di Assofintech, e Andrea Severino, founder di Elf Virtuoso. E arrivederci a tutti, alla prossima tavola rotonda. Grazie, arrivederci. Grazie. Arrivederci. Grazie a voi.